Abbiamo un altro deputato di 5 Stelle, Matteo Mangiacavallo, dell'Assemblea Regione Siciliana. Abbiamo da Augusta avuto notizia che finalmente partirà come polo oncologico qui ad Augusta un polo finanziato dalla Regione Siciliana, secondo la legge cosiddetta Gianni, legge Gianni sull'amianto. Ma voi cosa ci dite al riguardo? Perché ci sono voci secondo le quali ancora la legge non è stata finanziata. A questo punto la gente non sa cosa pensare, se ci sono manifestazioni elettoralistiche da parte di chi vuole pompare una certa legge. Beh, è chiaro che quando si fanno degli annunci in televisione c'è una buona parte di, diciamo, di politica. Quello che è successo realmente è che il commissario di Stato ha impugnato la norma perché mancava di copertura finanziaria. Infatti, allora. Sì, quindi la verità è quella, quindi si attende la copertura della legge e poi si potrà mettere in atto. Ma questa possibilità della copertura c'è, nonostante dico l'opposizione del commissario, perché non c'è? A questo punto, cioè, se i soldi non ci sono, dove si trovano? Beh, è un problema questo che deve risolvere il governo e la commissione bilancio, quindi andare a trovare copertura a quella che è una legge che è stata votata da tutta l'Assemblea siciliana, non a maggioranza ma all'unanimità. All'unanimità. Quindi il problema è un problema grosso, ma sarà risolvibile, penso. Cioè, queste cose i soldi si trovano. Meno male, speriamo, curiamoci. Una domandina semplicissima. Sì. Voi di 5 Stelle siete partiti l'anno scorso, diciamo, appoggiando il presidente Crocetta. Difatti Grillo parlava di esperimento siciliano. Invece adesso qual è la vostra posizione? Crocetta lo avete abbandonato sostanzialmente? No, la nostra posizione non è cambiata, perché di fatto non sostenevamo il governo Crocetta né Crocetta in se stesso. La nostra posizione era quella di votare sul merito le proposte che ci sembravano più opportune per la popolazione. Per cui noi, allorquando le proposte di Crocetta andavano nella direzione che ci eravamo prefissati noi con il nostro programma elettorale, abbiamo votato favorevolmente le proposte. Quando praticamente le proposte non ci sono sembrate sensate, a quel punto abbiamo fatto opposizione per come meritano. Ultimissima domanda e chiudiamo. Voi avete approvato l'abolizione delle province, però la gente dice: ma non è che il rimedio, cioè i liberi consorzi, questo rimedio sarà peggiore del male, che prima c'erano 9 province, adesso quanti consorzi ci possono sorgere? 36? Si parla di numeri addirittura, no? Molto strani da questo punto di vista. No, ma sulla carta ne potrebbero nascere appunto tantissime, ma di fatto non ne nascerà nessuno. Al nostro modo di vedere rimarranno i 9 consorzi di comuni, per come praticamente vengono istituiti per legge, e laddove i sindaci dei comuni riescano a compattarsi, a fare dei territori omogenei, si può creare un nuovo consorzio. Però le basi di partenza sono molto restrittive, 180.000 abitanti, poi ci vogliono le delibere dei consigli comunali, il passaggio al referendum confermativo. Diciamo che non è molto semplice creare un consorzio, però di fatto l'obiettivo del Movimento 5 Stelle era quello di eliminare la parte politica della vecchia provincia, quindi il costo della politica inteso come presidente. Cioè si sarà risparmiato questo? Sarà risparmiato perché si agirà a costo zero. I sindaci avranno un potere di deliberare all'interno del consorzio, quindi formeranno la giunta consortile, formeranno il consiglio consortile e eleggeranno poi il presidente del consorzio. Bene, grazie.